E da lì si è aperto un mondo. A un certo punto, come artista, ho detto, beh, insomma, una mattina mi sveglio e dico, io voglio fare qualcosa per rappresentare questo aspetto, questo concetto, cioè che la realtà non esiste, ma che siamo noi che la creiamo, siamo gli spettatori, siamo gli autori del nostro destino. E una mattina mi sveglio e dico, ma devo fare una cosa, una bilancia. È la prima cosa che mi è venuta perché... Voi pensate, come si può rappresentare ognuno di voi in modo diverso che crei qualcosa? Dovrei prendere il vostro DNA, dovrei prendere la vostra impronta digitale, dovrei prendere, non so, la vostra iride, è un po' complicato. Finire una mostra con dover donare un po' di DNA, è un po' complesso. Il corpo è la prima cosa, la prima sensazione che abbiamo quando pensiamo a noi stessi, quando ci osserviamo, ci guardiamo allo specchio. Oh, ci sono, guarda, esisto, guarda qua, ci sono. E quindi così è nata l'idea della cosa. Faccio un passo indietro per dirvi una cosa. Ci sono delle Con cose questo che mio convengono pianasito, ancora di diciamo, come più quello che si UFO, sta ho ideato dicendo. anche una sorta di movimento, un movimento culturale ideale, che si chiama Art for Life, l'arte per la vita. Io ho sempre, finalmente, adesso mi comporto in questo modo anche come artista. Anni, l'impegno anche sociale dell'arte, perché noi siamo stati abituati purtroppo in questa società dissolvente a perdere il senso dell'arte. Tutti sono artisti, ma nessuno comunica con l'arte, provano con l'arte. A volte ci sono provocazioni che sono fine a se stesse, addirittura terribili queste, cioè pur di far parlare si crea qualcosa che è fine a se stesso. Io su queste cose non sono mai stato d'accordo e quindi ho cercato di far sì che l'arte potesse dare un contributo anche alla nostra vita quotidiana, così come era con i nostri antenati, questi che andavano nelle grotte e dipingevano quello che facevano, per dirlo, per fare scuola agli altri. Io non mi permetto di presentarmi come un insegnante di questo tipo, però di stimolare sicuramente. E così ecco il perché di Art for Life. E ho cominciato a fare iniziative con una sola opera, partendo con un centesimo, perché credetemi, avere i soldi è molto facile fare le cose, non averli è molto difficile, ma la soddisfazione credo che sia farlo senza soldi, perché vuol dire che c'è stata una condivisione. Io parto sempre con un centesimo e con l'idea, con questa formula, sono riuscito a raccogliere fondi per fare pozzi in chat per i bambini del 12. Ho avuto su questo mio progetto che si chiama Acqua, Goccia, cioè Acqua d'Acqua, un progetto che ha viaggiato, è stato anche a Piacenza nel 2008, una grande goccia davanti al comune, insieme con i vigili del fuoco, posti locali, che hanno aderito, perché il Dipartimento Nazionale ha aderito, insieme con la Protezione Civile, insieme con tutti. E siamo passati città in città con una grande goccia di 7 metri per 4 che rappresentava la prima goccia d'acqua. E con questa abbiamo raccolto fondi per fare pozzi in chat, con l'Unice d'Italia. Un'opera d'arte, un'idea, 23 associazioni di volontariato che si sono succedute per tenere aperta una mostra in uno dei più grandi impianti di drogo del fiume Po, e per 3 mesi. È tutto nato un'idea che non c'è più. Questa è stata la più grande Non è soddisfazione. possibile, è un via. Mi sa che lo conosco, era antico, era un grandissimo. Ci tengo a dire che mi vanto di questo non per l'opera in sé, ma perché è la consacrazione che questo concetto, che se noi vogliamo, noi possiamo farlo. E tornando al discorso appunto della artistica, anche questa bilancia è nata così, questa mattina che mi sono svegliato, che ho avuto questa idea, per riuscire a concretizzarla, non è semplice. Ho incontrato perché l'idea, è l'idea alla fine che mi ha dato la possibilità di attirare, di coinvolgere tutti quelli che attualmente sono qui, tutti, e che hanno creduto, e che hanno detto sì, è una cosa possibile. E quindi dal niente, da un'idea, Forza della fede. è nata un'opera come la bilancia. Questa è la prima dimostrazione concreta, tangibile, che la realtà la facciamo noi. Non c'è altro da dire, siamo noi gli autori della realtà. Perché più di così, perché
perché se uno dice ho i soldi, ma compro questo, compro l'altro, faccio, non ho niente e cerco la condivisione. Ecco, guardate un esempio che vorrei farvi. Io vivo in un bosco di 1000 piante di tilli con mia moglie, e questo bosco è particolare perché abbiamo fatto un percorso sensoriale all'interno per mantenerlo, ci sono migliaia di lucciole in estate, anche le api. E io ho preso tantissimo dalle api. Le api sono delle maestre, delle insegnanti vere, anche di come noi dovremmo vivere a livello sociale. Non sono monarchiche, scordatevelo, non sono monarchiche. Le api sono democratiche. 10 anni di studi sulle api hanno sancito che le api sono democratiche. Non c'è un'ape che decide. Tutte le api decidono, ma non perché sono tutte uguali. No, perché a gruppi discutono fra di loro e chi riesce di più a convincere la comunità, la scelta è quella che viene perorata da tutti quanti. La regina sta in disparte. Sapete cosa vuol dire questo? Cosa ho imparato da questo? La consapevolezza. La consapevolezza di appartenere, la consapevolezza di essere parte di qualcosa di importante, di una comunità. La fisica quantistica ci dice che noi siamo parte di tutto, non siamo l'universo, non che siamo parte dell'universo. Noi viviamo in un ologramma di tanti ologrammi, una successione infinita di ologrammi che hanno un tempo che non esiste, perché come io sono qui e voi siete qui contemporaneamente in un altro ologramma, in un'altra dimensione, uno voi, un voi esiste con un'altra funzione, magari migliore, magari peggiore. Un monaco, il cosiddetto monaco americano, un famoso studioso, scienziato, è riuscito, sono 80 anni, è riuscito a spostarsi da una dimensione all'altra. Cioè, è riuscito a 80 anni a diventare un abilissimo fotografo, un bravissimo, che lui non sapeva fare niente. È andato ad impararlo e a prendere l'esperienza di se stesso nell'altra dimensione, quindi la transdimensionalità. Sono cose che ci fanno pensare, questo è impazzito. E no, non sono impazzito, sono tutti, io vi parlo di cose vere, lette, ma lette su testi che sono fisici, risultati della fisica, non invenzioni, non solo una questione religiosa di fede, intendiamoci. Con tutto il rispetto per chi è fede, sia ben chiaro. Vi parlo del risultato. Quindi, tornando a noi, fare arte in questo modo è molto impegnativo, ma è stimolante. Io spero che questa mostra possa aiutarvi. Intanto, è la prima volta, dicevamo prima, che una mostra per essere visitata necessita allo spettatore di scegliere da che parte entrare. Adesso io vado a vedere una mostra, non so perché devo scegliere. L'abbiamo messo apposta. È stata un'idea congiunta, condivisa. Perché? Perché volevamo far sì che già da subito ognuno di voi si fermasse un attimo a riflettere, a pensare, non a entrare e a usufruire di. Siamo stati abituati in questo sistema sociale nostro, siamo vittime purtroppo di un condizionamento incredibile. Noi non scegliamo più, non, avete visto il cervello esploso, li vedrete, noi non pensiamo più. C'è qualcun altro che lo fa a breve, lo stesso Facebook ci dirà cosa fare a minuto per minuto. Ecco, questo è il dramma. Perdiamo la nostra identità, ma perdiamo la conoscenza della nostra coscienza. Pensate che la somma, il tema che qui stiamo trattando, è punto di incontro fra scienza e spiritualità. Pensate che la somma, il punto di incontro, sapete qual è? La coscienza. Questo è quello che i fisici e i filosofi ci dicono. La coscienza è il punto di incontro fra materia e spirito. E questa coscienza qual è? Quella che noi abbiamo dentro. Quella che noi cerchiamo di negare, che non vogliamo conoscere. È la consapevolezza per arrivare alla coscienza. Ecco, questi temi, lo so che sono, a volte possono sembrare pesanti, ma sono fondamentali per il nostro futuro. Per il futuro della nostra genia, per il nostro futuro come anime, perché noi adesso siamo qui, siamo
stranissimi tutti questi percorsi. Un giorno cammino in una galleria della stazione, vedo centinaia di persone, ma non vedevo le persone, vedevo le loro armi. Via, sono pazzesco, no? No, se noi stiamo attenti riusciamo anche a vedere le anime che sono noi, che siamo noi, quello che noi trasmettiamo senza trasmettere. Sono cose meravigliose. E io come artista parlo, non posso entrarmi più di tanto perché non è il mio compito, prendo atto, un documento, sono stimolato a mia volta e poi cerco di creare qualcosa che possa essere da stimolo, d'inizio, l'inizio per poterne parlare, per poter cominciare, perché, e voglio concludere con questo, perché la coscienza, se noi raggiungiamo una coscienza collettiva, pensate un po', da soli riusciamo a creare un'immagine, com'è la mostra, com'è la bilancia, è spiegato anche nei testi e anche all'introduzione, qui non mi addentro in questi dettagli, ma voglio farvi capire questo passaggio. Se noi riusciamo a creare un'immagine, pensate un po', se la nostra coscienza fosse condivisa, cioè una coscienza collettiva, lo sapete cosa riusciremmo a fare? A cambiare il mondo. Possiamo costruire una navicella spaziale di coscienza, possiamo spostarci, però prima dobbiamo raggiungere la nostra coscienza, essere consapevoli della nostra esistenza spirituale. Io spero di avervi dato tutto questo. Le altre lo stanno facendo. Allora, come ci addentriamo all'interno della mostra? Liberamente oppure tu dai qualche indicazione? Allora, io vi do detto, non posso, non riusciamo tutti insieme, non posso muovere qua in una volta, ma non riuscirei. Io vi dico semplicemente, affrontatela da soli. Vi do alcuni indirizzi. Quando vi trovate di fronte a quel cartello, ovviamente non scegliete a caso, fermatevi e pensate come mi sento. Sto pensando solo che è ora di mangiare, sto pensando se mi fa male un callo, non lo so, come mi sento io, oppure sto pensando che vorrei essere un po' più spirituale, allora sarò dall'altra parte. Cioè, entrambe le soluzioni vanno benissimo, non c'è una soluzione migliore dell'altra. Cioè, se uno dice io vado per la via materiale, ma non succede niente. Alla fine tutti e due i percorsi vi porteranno alla bilancia. Vi peserete, non vedrete il peso. Tranquillo, esatto. Il peso no. Mi dispiace, ma c'è il peso. Apro un aneddoto veloce. Allora, quando ho chiesto alla Bunder, che è una ditta, un'azienda italiana di Treviglio, di Senna Milano, di fornirmi una bilancia per mostrare delle immagini, mi ha detto, ma è pazzo. Perché noi vogliamo raggiungere la precisione del peso e lei ci dice no, voglio vedere delle cose. Mi è già successo con un'altra azienda, con la Saint-Gobain, volevo delle bottiglie bucate per rappresentare la nostra incapacità di contenere l'acqua. Mi hanno detto, lei è folle, noi le facciamo delle onde di vetro, ma non delle bottiglie bucate. E ne hanno fatto 100, distruggendo le 1000, perché per bucare una bottiglia già fatta è una cosa difficile. Però ci sono arrivati. Comunque dicevo, arriviamo alla bilancia, vi peserete, potete poi scegliere il ritorno dall'altro percorso ovviamente, scoprirete delle altre cose che non vi dico, le scoprirete da solo, vi peserete, aspettate di scendere e poi date il posto in un altro e con la visione. Grazie Remo, allora dottoressa Tanti ci aiuterà anche magari anche gli altri volontari, ecco una cosa importante. L'importanza del volontariato, ne parlavo con Laura che grazie a lei si è resa possibile questa mostra, devo dire, mia moglie, e un applauso a seguire veramente più fuori. Siccome veniamo dal mondo del volontariato e attualmente ci siamo ancora perché siamo fatti di Croce Bianca da 30 anni, il valore del volontariato nel dover creare le cose è incalcolabile, è inestimabile. Quindi stasera, da stasera, vedrete come il valore del volontariato per creare questa mostra ha un valore inestimabile aggiunto che tutti noi possiamo assaporare passo dopo passo mentre noi ci accendiamo la mostra. Fatela tutta, entrate dove crederete, tra
parte materiale e spirituale, e poi uscite dopo esservi spesati visualmente e proverete delle emozioni completamente diverse. Al termine, tavola rotonda per confrontarci con voi su quelle che sono state le vostre emozioni, se volete. E poi godremo anche, grazie a Remo, di un piccolo rinfresco. Grazie ancora. Prego. Un rinfresco, devo ringraziare mia moglie che mi ha dato a disposizione un po' di prodotti della sua piccolissima azienda agricola, che avete modo di